Ciao a tutti, benvenuti. Passiamo, come al solito, qualche minuto in silenzio. Ricordiamoci che non è una pratica, non è una meditazione, se volete. È molto più semplice. È stare un paio di minuti senza fare niente, permettendo a tutti i pensieri, le sensazioni, le percezioni di passare come vogliono. E adagiarci nella semplice nostra presenza innegabile di questo momento. Va bene. La non dualità nega la dualità, lo dice la parola, no, non dualità. La dualità viene negata in questo senso. Che la dualità è fatta sempre di coppie di opposti. Ora, questi opposti sono opposti, sono contrari, quindi sono completamente separati l'uno dall'altro. La non dualità non nega che gli opposti appaiono, ma secondo la prospettiva non duale, appaiono nella nostra mente come delle interpretazioni della realtà. Ma la realtà non funziona così. Non funziona secondo queste coppie di opposti separati. Ora, questo per noi sembra molto controintuitivo, perché noi abbiamo sempre a che fare con gli opposti, apparentemente, nella nostra vita. Ci troviamo sempre impicciati nei passaggi fra gli opposti, nel trovare la nostra rotta fra Scilla e Cariddi, insomma, fra piacere e dolore, fra acquisto e perdita, fra salute e malattia, fra vita e morte, fra pace e guerra. Ci sembra che questi opposti siano realissimi, senza renderci conto che non sono veramente così come noi ce li rappresentiamo. E che, vedete, la non dualità non nega le esperienze che facciamo, a cui diamo questi nomi di opposti. Quelle sono esperienze concrete, reali. Quello che nega è che siano esattamente come ce li rappresentiamo attraverso gli opposti, cioè in bianco e nero. Usando la metafora dei colori, la realtà è una infinità di sfumature di colori diversi, ricchissima, inesauribile nelle sue sfumature di colori diversi. Quando usiamo i nostri concetti astratti, che funzionano sempre per coppie di opposti che si elimina a vicenda, vero o falso, bene e male, ragione e torto, in maniera così netta, è chiaro che stiamo semplificando enormemente, il che a volte è anche utile per agire nella realtà in maniera veloce. Se invece di vedere le mille sfumature vedo bianco e nero, è facile scartare il nero e scegliere il bianco, per esempio. Ma pensare che la realtà sia veramente fatta così è molto pericoloso, perché porta a tanta sofferenza a sé e agli altri. Lo vediamo anche nei rapporti di coppia, quando si litiga.
Io ho ragione, tu hai torto. Beh, poi se la coppia funziona bene, piano piano ci rendiamo conto che sì, magari ci sarà uno che ha più ragioni dell'altro, ma come diceva mia mamma, anche un orologio fermo ha ragione 2 volte al giorno, no? E quello che invece noi facciamo quando vediamo in bianco e nero per coppie di opposti che si escludono a vicenda tutta la realtà della nostra vita, quello che succede è che in questa coppia di opposti ce n'è sempre uno che ci piace e uno che non ci piace. E allora ci identifichiamo, ci alleiamo con l'opposto che ci piace. E facciamo di tutto per eliminare quello che non ci piace. E in questo rimarremo sempre frustrati, perché i due opposti in realtà non si possono separare. Così cominciamo a fare amicizia, per usare un'espressione di Ken Wilber, con metà dell'universo, la metà di tutti gli opposti positivi che ci piacciono, ed entriamo in conflitto permanente con tutta l'altra metà della realtà che vogliamo eliminare solo perché non ci piace, e che è un compito del tutto sproporzionato. È come volere solo la destra e non la sinistra. Prendi una bacchetta e dici: voglio solo il pezzo di destra, la spezzi in due, ti prendi il pezzo a destra e si di nuovo ti ritrovi con destra e sinistra. È chiaro poi che i dualismi sono la fonte di tutti i conflitti, a tutti i livelli, perché, come dice il vecchio adagio, per litigare bisogna essere in due. Ed allora ecco che nel momento in cui tiriamo quella linea di confine astratta, irreale, fra noi e loro, e mettiamo tutte le coppie di opposti, tutti gli opposti positivi dalla nostra parte, noi siamo quelli buoni, sono quelli che hanno ragione, sono quelli giusti, e loro sono i cattivi, quelli che hanno torto, gli ingiusti. E l'unica soluzione è cercare di distruggerli. Naturalmente, dall'altra parte è esattamente la stessa cosa. Come dico spesso, un fondamentalista islamico, però, anche lui combatte per il bene, solo che per lui il bene è il suo punto di vista, e il male assoluto siamo noi. E quindi in questa continuo dibatterci fra gli opposti del piacere, del dolore, della vita, della morte, del giusto, dello sbagliato, del bene, del male, ci porta continuamente in uno stato di paura. La paura è diciamo, il combustibile, perché quando abbiamo paura si accentua la visione in bianco e nero della realtà. E più si accentua la visione in bianco e nero, dove il bianco è completamente separato dal nero, più si accentua la paura del nero. Quando prendiamo una coppia di opposti, giovinezza e vecchiaia, quando uno vive l'esperienza della vecchiaia come tutte le esperienze, è un'esperienza ricchissima di un'infinità di cose, alcune piacevoli, altre spiacevoli. Ed è un'esperienza che, esplorata, può riservare grandi sorprese. Ma se noi la confrontiamo continuamente col suo opposto separato, che è la giovinezza, va bene? Allora cominciamo a pensare non a quello che c'è, a quello che c'era quando eravamo giovani, a tutte le cose che potevamo fare da giovani che adesso non possiamo più fare,
gettiamo un velo di non vedere, di un velo di ignoranza sopra l'esperienza che stiamo vivendo invece adesso. E magari per cancellare questo opposto che purtroppo ci abita e non ci piace, cioè la vecchiaia, cerchiamo di fare i giovani, e così ci facciamo anche male, perché, come sapete, gli anziani che cercano di fare i giovani o si prendono la derisione degli altri che li trovano ridicoli, oppure si fanno proprio male perché provano a fare cose che non sono più in grado di fare, anziché fare cose nuove che potrebbero fare. Però ecco, è importante questa questione che quando noi abbiamo paura, regrediamo a una maggiore separazione degli opposti, del bianco e nero, alla visione in bianco e nero, perché ci rassicura di più. Vedere tutte le sfumature dei colori diventa una cosa pericolosa. E allora bianco e nero. E quando vediamo le cose in bianco e nero abbiamo paura, perché il nero come facciamo a eliminarlo? E la nostra esistenza quotidiana è punteggiata ovviamente dalla paura. La paura di arrivare tardi a un appuntamento importante. La paura di fare una brutta figura, la paura di apparire ridicoli o stupidi agli occhi degli altri, la paura di un tracollo economico irrimediabile, la paura che la mia persona, la persona che a cui voglio bene mi lasci. La paura di non arrivare alla fine del mese, la paura di perdere la salute e naturalmente la paura di morire. Ecco, può essere interessante capire come si forma in noi questa emozione così presente, la paura. Ci accompagna da tanto tempo. La prima esperienza di proto-paura, perché non è neanche paura, non ha niente di psicologico, Ah, non la vedo. sono solo sensazioni fisiologiche di proto-paura, quelle che poi si evolveranno in quella che noi chiamiamo paura, le proviamo quando siamo ancora nel grembo di nostra madre. Perché quando, non so, un sussulto, uno spavento, uno stress provato dalla madre mentre è incinta, trasmette tossine, adrenalina, cioè attraverso il cordone ombelicale e viene vissuta come una tensione da parte dell'embrione. E se queste esperienze sono troppo frequenti, è chiaro che si crea diciamo una sensibilizzazione nell'embrione, nel feto, una ipersensibilità, diciamo, che abbassa la soglia di allarme e che quindi in futuro genererà una predisposizione maggiore o minore alla paura. Poi nasciamo e nei primissimi tempi la paura nel neonato si esprime attraverso, per esempio, quando cala all'improvviso un'ombra, oppure quando c'è un rumore improvviso troppo forte. Sono reazioni anche queste fisiologiche, nel senso che lì è in funzione un istinto, perché può essere. Se noi pensiamo alla specie, l'attacco di un predatore, no? E quindi la paura si esprime in una reazione fisiologica di contrazione o di pianto.
Poi più avanti comincia a costruirsi invece qualcosa di più complesso e si focalizza nel rapporto fra il bambino piccolo e la mamma, che è un po' un intermediario fra lui e l'universo. E allora diventa la paura di essere abbandonato, di essere lasciato solo, dell'assenza. Oppure, se la mamma non è poi così empatica, la paura della strega, che nei bambini piccoli diventano fantasie inconsce fortissime di essere fatti a pezzi, di essere mangiati, tutte cose che si ritrovano nelle fiabe. Le fiabe sono un serbatoio delle fantasie primitive, l'orco che ti mangia, eccetera, no? Poi, col tempo, la paura diventa quella che noi tutti conosciamo quotidianamente, cioè si organizza in una emozione che comprende sia un aspetto fisiologico, la stretta allo stomaco, la contrazione, la sospensione del respiro, la contrazione alla gola, a seconda dei casi, no? Lo sbiancare, e un elemento invece cognitivo, psicologico, rappresentativo, che vanno insieme, diventano un'unica cosa. E la nostra reazione alla paura prende fondamentalmente tre forme. La prima è la fuga. Ovviamente, quando un animale è minacciato da un predatore, che fa? Mette spazio fra sé e il predatore, quindi è la fuga. Naturalmente ci sono forme di fuga e di evitamento molto più raffinate che riguardano noi esseri umani che abbiamo sviluppato il pensiero, abbiamo sviluppato tutta una psiche complessa, per cui noi possiamo anche evitare la paura attraverso la negazione, quei famosi meccanismi di difesa di cui parla la psicoanalisi, la negazione, la rimozione, non la. E molto spesso abbiamo delle paure latenti che noi non avvertiamo coscientemente, che però erodono continuamente la nostra psiche, influenzano le nostre scelte, influenzano il nostro modo di pensare. Poi ci possono addirittura essere delle formazioni reattive a un altro termine tecnico di psicoanalisi alla paura, cioè delle formazioni reattive che negano la paura con comportamenti opposti. A volte persone che fanno sport estremi, che comportano anche un rischio di vita, lo fanno per dimostrare a se stessi che non hanno paura. Ma se c'è bisogno di dimostrarlo, vuol dire che c'è una paura inconscia, che deve essere tenuta a bada con una formazione reattiva. Poi c'è un secondo modo di reagire alla paura, che è quello dell'attacco. L'attacco è attaccare, appunto, quello che ci fa paura. E naturalmente è una mossa abbastanza disperata a volte, no? E comunque un attacco non, diciamo, portato senza riflessione può diventare molto pericoloso per sé, oltre che per gli altri. E poi c'è una terza forma, che è quella del blocco, della paralisi. Credo che nasca da una reazione tipica, che è quella di far finta di essere morto per non essere aggredito. A volte, io l'ho notato con i ragni, quando un ragno si sente cacciato, a un certo punto sembra un batuffolo tutto intrecciato con le zampe, sembra morto con tutte queste zampe intrecciate, poi se tu ti allontani ritorna nella sua forma e scappa. E naturalmente in noi esseri umani invece può diventare una paralisi di fronte alla minaccia. La paralisi, non fare niente.
E anche questo può essere anche pericoloso, no? Poi abbiamo le fobie. Le fobie sono una paura spostata su qualcos'altro. Abbiamo casi di persone che magari nella prima infanzia hanno subito un trauma forte quindi hanno avuto bisogno di rimuovere il ricordo di quello che è successo, perché la coscienza non era in grado di sopportare il peso di quel trauma. E allora il trauma viene dimenticato, tutto quello che riguardava il trauma viene dimenticato, ma l'angoscia di quel trauma preme per salire alla coscienza. Ma la coscienza ormai è abituata a non ricordare tutto questo e quindi impedisce al ricordo di venire su, e allora viene su una paura collegata a quel trauma che però è spostata su un oggetto diverso che quindi non porta al ricordo del trauma. Che ne so, magari mentre succedeva quel trauma c'era una musica, una certa canzone, e quella persona ogni volta che sente quella persona va in panico e non sa perché. In questo modo una parte di quell'energia che vuole salire alla coscienza di paura può emergere alla coscienza, ma in una situazione di sicurezza in cui si evita di affrontare il vero nocciolo della questione. È interessante che un filosofo e un autore che si chiama David Loy, che si è occupato anche di non dualità, ritiene che la paura, la nostra paura della morte, non sia una paura reale, ma una fobia, cioè lo spostamento di una paura più grande. Perché? Lui dice, perché quando io ho paura della morte, dico, ho paura che un giorno, nel futuro, quando morirò, l'io, il mio io, non ci sarà più. Io non ci sarò più. E questo mi fa paura. Quindi, da questo punto di vista, un giorno morirò e quel giorno il mio io sparirà. Però, questo spostamento nel futuro mi rassicura che adesso il mio io c'è, capite? Un giorno, quando morirò, sparirò. E quindi adesso il mio io separato c'è. E dice David Loy, siccome l'io separato è una costruzione della mente e non ha nessun fondamento ontologico, allora aver paura di sparire un giorno mi rassicura che adesso ci sto, perché la vera paura è rendermi conto che adesso il mio io separato non c'è, è una costruzione e mi espone all'angoscia di trovarmi in caduta libera in un mistero oltre lì. Infatti, quando abbiamo stati di forte angoscia, dove non sappiamo neanche perché, la paura c'ha sempre una causa, no? E invece l'angoscia sembra non averla, ma l'angoscia è la paura di perdere il sé. A volte è dovuta a una psicosi, naturalmente, al fatto cioè che le funzioni dell'io non si sono strutturate bene, ma c'è un'angoscia più diffusa in tutti noi che nasce dal dubbio che questo io separato non ci sia proprio adesso. Ed è molto difficile, per usare le parole di uno psichiatra famoso, Ronald Lange, è molto difficile questo passaggio dall'aver paura del nulla al capire che non c'è nulla di cui avere paura. Ora, l'opposto della paura, cioè il contrario della paura, non è il coraggio.
Perché il coraggio implica la paura. Perché ci sia il coraggio, deve esserci la paura, se no non è coraggio. Il coraggio è che nonostante la paura, io faccio quello che mi sembra giusto o opportuno fare, nonostante il fatto che ho paura. Questo è il coraggio, no? Qual è il contrario della paura? Che poi non è neanche un contrario, perché la può anche accogliere. Il contrario della paura è l'amore. Perché l'amore, amare, significa abbandonare le proprie difese e aprirsi col cuore e con la mente a tutto. E quindi anche esporsi alla sofferenza, esporsi ai contrari, agli opposti, alle dualità. Finché c'è paura, non può esserci amore, perché la paura è trattenersi dal rischio di amare, in realtà. Vedete, in fondo tutti noi desideriamo amare e desideriamo essere amati, ovviamente. Però c'è il rischio, appunto, che abbiamo visto. Tutti noi desideriamo essere amati, desideriamo amare, in fondo, no? Lo diciamo spesso e volentieri. Ma l'amore è anche qualcosa che ci fa paura e in più di un senso. Per esempio, il più frequente è il punto a cui si arriva da quell'antica paura che mamma ci lasci soli, la paura di perdere, dell'abbandono, della morte di chi amiamo, no? Amare è sentire, sentire di più, è sentire la gioia di chi è felice, il dolore di chi soffre, l'agonia di chi è disperato e l'angoscia di chi vive nel terrore. Noi possiamo sentire di più o di meno, ma non possiamo mai scegliere che cosa sentire. Non dipende da noi, ovviamente. Se sentiamo di più sia la gioia sia il dolore. Pensate all'esempio di chi? Dei figli, no? I genitori che hanno dei figli si sentono legati nel sentire ai figli. Se i figli sono contenti anche loro. Se i figli sono scontenti o infelici, loro stessi sentono questo disagio. Pensate quando un genitore dice al figlio che è infelice, ma come? Tu dovresti essere felice, c'hai tante cose. Pensa agli altri bambini nel mondo che non hanno tutto quello che hai tu. E quindi dovresti essere felice. Devi essere felice. Ma se dipendesse dalla volontà, quel bambino non avrebbe già scelto di essere felice. E quindi, ovviamente, dirgli queste cose non ha molto senso logico. E in realtà, se noi pensiamo a quello che c'è dietro questo discorso che si fa ai figli, è un'altra cosa. Ce l'ho con te. Perché siccome tu sei infelice, anche io devo essere infelice, non lo vuoi. E quindi l'alternativa poi diventa quella di sentire meno, cioè di amare meno. Perché l'amore è pericoloso, questo è il punto. Inoltre l'amore è sovversivo. È sovversivo perché ridimensiona il valore di tutte le regole della società più superficiali.
instilla il dubbio che ci sia qualcosa di più vasto, di più importante delle regole. Io, se qualcuno gli capita di vedere un film, un vecchio film di Rossellini, che si intitola Europa 51, è una storia molto interessante e molto sovversiva, diciamo così. È la storia di una signora della buona società, Irene, l'attrice era la Bergman, Ingrid Bergman, la quale nei salotti, eccetera, insomma, vive una vita di alta borghesia, così un po', sapete, quelle vite vissute un po' occhi chiusi. E ha un bambino che soffre e non lo capisce, non lo capisce, finché un giorno questo bambino si suicida. Ovviamente questa donna esplode, cioè rimane annichilita da questo fatto e comincia una lenta reazione dentro di lei di cambiamento. Questo cambiamento passa attraverso tanti tentativi, anche falliti, fino a che questa donna non comincia a andare nei quartieri poveri, eccetera, e comincia a occuparsi di persone che di cui ignorava l'esistenza nel suo mondo borghese, le persone povere, le persone disagiate in tutti i sensi. E convince un giovane scapestrato che stava per farsi ammazzare dalla polizia a costituirsi. E fra le tante cose che fa, aiutando come poteva questo o quello, alla fine a un certo punto accompagna nell'agonia, nella morte, una prostituta che non aveva nessuno, sola come un cane, e lei le sta accanto fino a che non muore. Naturalmente tutto questo sconvolge il marito, i familiari, la buona società, cioè rimangono tutti molto preoccupati di questa donna che si sta piano piano, come dire, svincolando dalle norme del vivere corretto, educato, dello stare al proprio posto, e fa delle cose inconsulte dal loro punto di vista. E a un certo punto, naturalmente, cominciano a dubitare della sua sanità mentale. Questo suo amore, vissuto così intensamente per tutti, senza discriminazione, è, come ho detto, sovversivo. È interessante, per esempio, il dialogo che ha con un prete, al quale lei racconta tutta la sua, come il suo cuore sia così senza difese con tutti, questo amore indiscriminato come quello di Gesù. Il prete rimane turbato da tutto questo. E in qualche modo, adesso io l'ho visto tanto tempo fa, ma insomma il succo di questo dialogo è che il prete dice: ma tu come ti permetti di voler essere come Gesù? Gesù era unico, lui lo poteva fare. Tu non puoi amare come Gesù. È un peccato di superbia. Tu devi amare meno, come le persone normali. E finché a un certo punto si deve decidere se questa donna è pazza o no. E è interessante il colloquio finale che fanno il giudice, che deve decidere se internarla in manicomio o no, lo psichiatra e il prete, i quali parlano, e il giudice ha dei dubbi, dice: ma a me sembra una persona anche, cioè, che sta in sé, le cose che dice hanno una loro logica. E invece lo psichiatra gli dice: no, no, è pazza, perché vede, giudice,
Se fosse sana, io dovrei togliere il mio camice, lei si dovrebbe togliere la sua toga e la dovremmo seguire. E così, poi sì, l'ultima scena, se ne vanno tutti dall'automobile, lei rimane internata e dalla finestra con la grata guarda gli umili che hanno invece compreso bene lei com'era e che di sotto la guardano. E sinceramente l'impressione che ho avuto quando lei sta a questa finestra, mi pare che ci sia una grata, è che non sai mai se il manicomio comincia dalla parte sua o da fuori la finestra, no? Però l'amore è legge a se stesso. E non ha misura. Cioè, non si può amare un po' e poi basta. Capito? Capite? O ami o non ha. E se ami non potrai mai dire dove ti porterà. Questa è la meraviglia. Ma anche il timore, no? Se non ami abbastanza. Dunque, l'amore è un'incognita destabilizzante per il nostro io separato. Perché potrebbe veramente rivoluzionare la tua vita come è successo a Irene. Ecco perché Sant'Agostino ha scritto che la misura dell'amore è amare senza misura. E poi aggiunse: ama e fai come vuoi. E fai ciò che vuoi. Perché sei in amore, quello che fai va bene. Ecco, vorrei concludere con una poesia che mette in rilievo un'altra cosa, che l'amore che sembra tanto, quando parlo di amore ovviamente non sto parlando, l'avete capito, di innamoramento, eccetera, no, sto parlando di ciò che è veramente più concreto. Ecco, l'amore c'ha questo, che non sceglie che cosa deve incontrare e quando ciò che incontra lo vede così com'è. Non lo migliora con l'idealismo, non lo peggiora con la critica, non lo trasforma in dualismi opposti, eccetera. Quello che c'è è quello che c'è e viene amato così com'è. Quindi concludo con una poesia di Erich Fried che dice questo. È assurdo, dice la ragione. È quel che è, dice l'amore. È infelicità, dice il calcolo. Non è altro che dolore, dice la paura. È vano, dice il giudizio. È quel che è, dice l'amore. È ridicolo, dice l'orgoglio. È avventato, dice la prudenza. È impossibile, dice l'esperienza. È quel che è, dice l'amore. Ho finito, adesso possiamo parlare. Sì, buonasera a tutti. Ciao Mauro. Ciao Michele. Ciao. Bellissima la poesia che hai letto, davvero grazie perché in poche righe concentra veramente il senso della vita, forse, no? La domanda che io volevo farti ha come oggetto invece il tema del desiderio. Dalla riflessione che io mi sono fatto un po', ho diciamo, stratificato il desiderio
dividendolo un po' in base alla funzione, cioè che cos'è a seconda di quella che è la funzione, un po' come la famosa piramide di Maslow, no? Cioè abbiamo i desideri, i bisogni fisiologici, nel senso che ho fame, mangio, ho sete, dormo, sì, ho sete, bevo, ho sonno, dormo, e qui c'è più un aspetto, diciamo, fisiologico, e l'impulso e la pulsione che ci muove, no? Poi c'è un desiderio che io ho visto come mentale, che è quello che si concretizza nei sogni, no? Nei progetti, nelle visioni. E un terzo che è più elevato da un certo punto di vista, che è un po' il desiderio spirituale, che è il colmare il senso di mancanza di sé, no? Ritrovare il sé, questo senso di mancanza che ricerchiamo per tutta la vita. Ora però, quello che non mi è molto chiaro è che se il presupposto della vita è che la vita ci accade, noi siamo un po' agiti dalla vita, e che il famoso Babbo Natale che tu ci hai fatto conoscere, che pensa di decidere qualcosa, non esiste, allora da chi e come nasce il desiderio? Da chi? Dalla vita, ovvio, ma come nasce il desiderio e qual è la sua funzione? Nel senso che se io sono completamente disponibile a ciò che c'è qui e ora, dovrei essere in qualche modo appagato dal vivere questo qui e ora e non desiderare nulla più, sì. Perché altrimenti mi sto proiettando in un futuro che mi allontana da questo momento che appunto non mi soddisfa. Sì. Pertanto, qual è il gap fra appunto questo appagamento che ottengo nel momento in cui sono centrato, in quel momento sono presente, rispetto al desiderio, soprattutto mentale, di un obiettivo, di realizzare i famosi sogni e quant'altro, che comunque è un daimon, no, che ci muove da dentro, quel senso di individuazione un po' junghiano, no, che ti porta a essere noi stessi in qualche modo, poterci esprimere in quanto individui, in quanto io Michele, tu Mauro, eccetera. Questo avviene attraverso il desiderio? Punto interrogativo? Questa è un po' la domanda che ti volevo fare, grazie. Allora, mettendo un attimo da parte, perché stiamo parlando di, e quindi usiamo parole. Allora, giustamente tu hai fatto delle differenze fra vari strati, no? Allora, mettiamo un attimo da parte uno strato che possiamo anche non chiamare desiderio, ma i bisogni fondamentali. Certo. Cioè, se mi scappa la pipì, non è che io desidero fare la pipì, mi scappa, cioè è un'altra cosa, no? Quindi mettiamo da parte questo, e pensiamo al desiderio così come si presenta più normalmente nella nostra vita. Ora, il desiderio ovviamente esprime una mancanza, perché quando desidero, è desidero perché non ho quello che desidero, altrimenti non lo desidererei. Quindi il desiderio è uno stato di mancanza. Da dove viene questa mancanza? Ecco, viene dalla percezione distorta di essere ognuno separato. Questo è il punto, sempre. Cioè, finché io mi sento un io separato, cioè identifico totalmente me stesso, che poi spesso è la coscienza, con un corpo e una mente, con questo corpo e questa mente, che io sono, ma non sono soltanto questo, perché non è separabile questo corpo-mente dall'universo, allora quando penso che invece è separato dall'universo, tutto questo, divento molto piccolo, molto insignificante, un granello di polvere di fronte a una vastità infinita separata da me. E infatti mi pongo sempre
anche con la vita, come se ce l'avessi di fronte. Allora, finché mi sento così piccolo e limitato, finito, è chiaro che avrò un senso di mancanza, di incompletezza, che mi perseguiterà come un'ombra per tutta la vita, fino a che sarò convinto di essere un mio separato. Essere un io separato vuol dire essere limitato. Essere limitato vuol dire essere incompleto. Essere incompleto vuol dire che mi manca la completezza. A volte nella vita la incontriamo, in certi momenti, la completezza. In momenti dove non facciamo niente di particolare, ma ecco, ci sembra che non manchi niente. Cioè ci sono dei momenti in cui noi non desideriamo niente, perché stiamo bene così. E allora ecco che comincia a emergere un senso di completezza, anche se momentanea. E la fragranza di tutto questo è la felicità. Siamo felici in quei momenti, non ci manca niente. Ma altrimenti, se sono un io separato, io mi sento incompleto, mi manca qualcosa e devo in qualche modo colmare quel buco, questo senso di incompletezza che mi divora. E ogni desiderio, piccolo o grande, in realtà è un tentativo di buttare qualcosa dentro quel buco, che sarebbe l'oggetto specifico di quel desiderio, che sia farsi un gelato, che sia invece un grande desiderio, ma il compito è sempre quello: desidero erroneamente un oggetto, perché l'idea è che se tu desideri tanto qualcosa, il pensiero che hai è: quando riuscirò ad avere quella cosa, allora starò a posto, cioè mi sentirò completo. E a volte, quando un desiderio di un certo peso si realizza e io ottengo quell'oggetto che desideravo, per un po' mi sento felice, cioè mi sento completo. Perché mi sento completo? Perché siccome credevo che quell'oggetto mi mancasse e quindi lo desideravo, nel momento in cui ce l'ho, per un po' il desiderio è finito, svanisce. E ho un po' il sapore di che cosa sa uno stato libero dal desiderio. Perché il desiderio stesso è il senso di mancanza. È la stessa cosa. Quindi, quando il desiderio finisce, perché ottengo quella cosa, per un po' mi trovo in uno stato libero dal desiderio, e quindi di completezza. Il punto qual è? Che io credo che siano gli oggetti che desidero che possano colmare quel buco, ma quel buco è formato da un'illusione, cioè dall'idea di essere un io separato. E quindi finché ci sarà questa idea, e sarà l'io separato, è lui che desidera, è lui che butta la roba nel buco, quel buco rimarrà, perché è l'ombra che è creata dall'io separato. Quando uno a un certo punto si rende conto nella vita, o perché ottiene molti dei suoi desideri, o perché è intelligente e capisce che non c'è bisogno di cercare tutte le cose, ma capisce che comunque questo gioco non funziona, per cui non, il denaro non ti dà la felicità, il potere non ti dà la felicità, il successo non ti dà la felicità, il possesso degli oggetti che desideri non ti dà la felicità, perché poi subito dopo ne desideri qualcun altro. Quindi capisci che qui le cose non funzionano così, e se senti parlare di vie spirituali che ti danno la pace, allora cominci a desiderare altri oggetti. La caccia alla illuminazione, al risveglio, eccetera, diventa il nuovo desiderio. E in questo nuovo desiderio non è che cambia molto, tu rimani sempre un cercatore, cioè un io separato, che cerca
di andare oltre la propria ombra, di saltare in modo tale che si stacca dalla propria ombra. E quindi questo gioco può andare avanti per molto tempo nel campo della spiritualità, anche perché si trova tanta gente nella spiritualità che dice che ha ottenuto il risveglio e che se tu fai quello che ti dicono e segui le loro istruzioni lo otterrai anche tu, come se il risveglio fosse qualcosa che puoi ottenere. E quindi per fortuna la realtà prevale sempre sull'illusione, e quindi prima o poi ci si rende conto che il sentiero che stavi percorrendo porta a un'illusione e basta, e magari a quel punto qualcosa collassa, cioè il senso di essere uno separato. Quando collassa questo, finisce colui che cerca la completezza, perché la completezza diventa evidente. Non diventa evidente perché l'hai raggiunta, diventa evidente perché è sempre stata esattamente lì, qui. E ti accorgi che eri tu che non la vedevi, perché eri troppo occupato a cercare. Noi siamo troppo indaffarati a cercare la felicità per accorgerci che è sempre qui, a portata di mano. Questo non significa che la tua vita non avrà alti e bassi. Questo non significa che nella tua vita non desidererai, mo mi faccio un bel gelato. Ma non saranno più un io che desidera qualcosa per usarla per tappare un buco che lui stesso crea, ma ci saranno desideri come emozioni, come paure, come sorrisi, come pianti che accadono da sé, senza bisogno che ci sia un io a parte che crede di fare queste cose. Quindi non è che il desiderio debba sparire, diventa qualcos'altro però. Passo a un intervento. Tu hai parlato molto dell'ottenimento di qualche cosa, no? Di un oggetto, dell'illuminazione, di quant'altro, e questo mi è molto chiaro. Io però volevo focalizzarmi più sul desiderio creativo, cioè sulla possibilità di essere ciò per cui sono chiamato ad essere in questo mondo. Ad esempio, io ho dentro di me, faccio un esempio, una capacità di essere pittore perché disegno bene. La mia realizzazione, che non è tanto un desiderio, ma probabilmente sì, forse qualcosa che neanche non cerco, o in qualche modo cerco inconsciamente, ma è sempre fonte di qualche desiderio che si manifesta dentro di me. E non è il mantenimento di un oggetto, ma è la pulsione di individuazione, di essere individuo, ecco. No, è vero, avevo dimenticato questa parte della tua domanda di prima. Beh, a mio avviso la parola desiderio non si applica tanto a questo, nel senso che l'azione creativa, che può essere non artistica, no? Uno può essere creativo nel modo in cui passeggia in un bosco o nel modo in cui cucina il pranzo, no? Eccetera. Quindi, però, la creatività, io per come la vivo io su di me, ma per come anche viene descritta dagli artisti, non è un desiderio di raggiungere qualcosa, è qualcosa che da dentro vuole uscire ed esprimersi. Quindi è il contrario del desiderio. Il desiderio è una mancanza, qualcosa che non ho e che devo riuscire ad acquisire. Mentre invece la creatività, o quello di cui stai parlando tu, è il bisogno di esprimersi di qualcosa che spinge verso una fioritura. E quindi, da questo punto di vista, se si accompagna a un desiderio di diventare famoso, di far soldi, è chiaro che è solo un problema, non è? Ma ecco, il desiderio di esprimersi non è un desiderio, in realtà è una spinta. Cioè, è qualcosa di ricco,
che ha bisogno di diventare ancora più evidente. Sì, sì, è la fioritura del fiore che non può fare altro. Esatto. E se non desidera, semplicemente lo diviene. Fa parte della sua natura, certo. Ok. Grazie, Mauro. Non ho domande prenotate. Posso soltanto dire una cosa, che stavo pensando che oltre si aggiunge anche la perdita dell'identità digitale adesso alla perdita dell'identità dell'io. Ce ne abbiamo due di io. Spiegati meglio. Cioè, che io adesso ho pure l'angoscia di perdere tutto quello che c'è nel PC, per dirti. È un nuovo io, l'identità digitale. Beh, poi è una memoria, no? Che quando si, per tornare al discorso della vecchiaia, se ne, piano piano se ne va lo stesso, no? Certo. Posso? Prego. Ciao, Mauro. Ciao. Allora, io vorrei tornare un attimo al io sono, perché lì c'è un punto importante, secondo me, cioè per me, che quando tu ci inviti come all'inizio di un incontro, e generalmente appunto entrare dentro di noi e farci la famosa domanda: io esisto in questo momento? Dici che ovviamente la risposta è sì, ti viene da rispondere sì. Però ho visto che certe volte, che se io mi chiedo, però questo sì è un sì che viene dalla mente, cioè quando si mette in funzione la mente mi viene da dire sì, ma se io in quel momento riesco a togliere tutto quello che ho, tutti i pensieri, tutti i ricordi, tutto, quindi tutta la mia personalità. E, non so, per esempio, sto guardando un albero, per fare un esempio, a un certo punto io non esisto più, cioè io vedo l'albero e non mi dico io sto guardando l'albero, perché ho tolto tutto. Allora mi veniva da dire, in un certo senso è vero, certe volte è vero che io esisto, certe volte no, la risposta esatta sarebbe no. Ecco, non so, volevo un parere su questa riflessione. Quando io mi fermo di fronte all'incanto di un albero, io sono l'albero. Ma il fatto di esserci, di essere cosciente, se tu continui a percepire l'albero, c'è. Non c'è l'io nel senso di non ci sono i nostri pensieri, le nostre emozioni, non c'è la psiche, diciamo così, no? Non c'è tutto quell'insieme di cose che noi chiamiamo mente, non c'è neanche il corpo, perché in quel momento non percepisci le sensazioni fisiche, però se c'è, rimane un albero, vuol dire che tu ci sei e lo stai, ne sei consapevole. Quello è io sono non è i miei pensieri, le mie preoccupazioni, le mie emozioni, le mie percezioni, è il puro e semplice fatto di esserci e di essere cosciente. Poi, però, secondo me, quello che tu hai accennato, se andiamo oltre l'esempio dell'albero, ha un senso. Nel senso che
tu non sei neanche, o non sei solo questo esserci, questo essere cosciente, perché anche il senso di essere cosciente va e viene. Quando dormi nel sonno profondo non c'è, tu ci sei, ma non hai bisogno di dire ci sono. E allora quello che noi siamo è nel, dal punto di vista più vasto della nostra identità, è questo, la mente lo chiama nulla, perché non riesce a trovare una parola per scritto. Questo nulla che appare come tutto, però. E questo è l'unico modo di esprimerlo in maniera del tutto illogica. Noi siamo il nulla che appare come tutto. E l'ignoto che appare come il noto. Siamo tutto questo. E quindi è vero, come dici tu, a un certo punto neanche l'io sono c'è, ma noi ci, ma quello che c'è è il fondamento di quello che tutti noi siamo. E non è separabile da quello che c'è. Può sparire l'io sono, poi riappare. E c'è questo, non, questo nulla, nel senso questo qualcosa che non, di cui non possiamo parlare, che è quello che veramente siamo, e che è talmente non duale, che non ha bisogno di dividersi in due pezzi per dire io esisto, cioè in una coscienza che percepisce il suo esistere. Perché se io dico io ci sono, io esisto, è la coscienza che dice che ci sono, no? Ma in realtà coscienza e esserci sono la stessa cosa quando non vengono separati. Sì, grazie. Ma è qui, Cioè voglio dire, non è qualcosa da raggiungere attraverso un processo di trascendenza. Ecco, la cosa più concreta che c'è qui è come lo spazio senza cui non potrebbe esistere nessun oggetto. Lo spazio non lo vedi, però senza lo spazio non appare niente. Come lo spazio, non è lo spazio, come lo spazio. Ok, grazie. Posso approfittare di fare un'altra domanda? Non te ne vuoi, guarda. Grazie. Si sente spesso dire, diciamo un po' nel mondo New Age soprattutto, ma non solo, no? Che noi come esseri viventi abbiamo un potere di creare la nostra realtà, di creare la realtà. Ora, come anche tu ci hai fatto chiarezza qualche incontro fa, è vero che noi creiamo la nostra realtà nella misura in cui interpretiamo le impressioni che riceviamo da fuori attraverso i cinque sensi, quindi attraverso le nostre memorie, i nostri ricordi, le nostre esperienze passate tendenzialmente. E quindi in questo caso la nostra realtà diventa ciò che stiamo interpretando in base a quello che viviamo. Ma esiste anche un potere, fra virgolette, creativo della realtà, un potere, passami il termine, di materializzare la realtà. Non so, mi viene in mente, non so perché, mi viene in mente l'aneddoto di quando, non so, anche Vangelo, quando Gesù diceva andate in quella città, vi verrà incontro un asino, voi dite che vi manda il maestro, vi sarà preparata una stanza, quindi in qualche modo preveggenza in questo caso, quindi. Però comunque la realtà prendeva una forma che, mentre lui la stava dicendo, in qualche modo, non so come, non so, non mi interessa ovviamente l'aspetto esoterico della cosa, ma era per capire in che modo noi possiamo veramente influenzare la materia e quindi la realtà da questo punto di vista.
Non so se sono stato chiaro. Forse sì. Intanto il concetto di materia è molto ambiguo. Come si concepiva la materia o come si concepisce la materia nel quotidiano è completamente diverso da come oggi viene vista dalla fisica. Quindi, anche questa separazione fra l'aspetto psichico e quello fisico, ovviamente, sono distinzioni che facciamo noi. Detto questo, non credo che cioè a me personalmente non mi affascina molto questo tema, perché è un po' come chiedersi se sono veri o no i poteri che vengono mostrati da un mago che io sto sognando. Cioè, posso esplorare questi poteri, eccetera, eccetera, ma mi trovo sempre dentro al sogno. E quindi non mi dice niente su ciò che è la realtà fuori o oltre il sogno. La vita di veglia, voglio dire, ha un'infinità di cose. Noi possiamo dire che, per esempio, possiamo usare il concetto di causa e di effetto per vedere il fatto che, adesso senza manipolare la materia, però se una persona si comporta in un certo modo, pensa spesso in un certo modo, parla in un certo modo, è chiaro che sta gettando le fondamenta per creare un suo futuro e per cambiare le cose in base a quello che dice, fa e pensa. No? Per cui è chiaro questo, quindi tutto il concetto di karma, al di là del fatto della reincarnazione o meno, la legge del karma dice questo: che tutto quello che tu fai, pensi o dici, sono semi che producono conseguenze nelle cose che ti succedono nella vita, ma non perché le plasmano, cioè perché è così, funziona così la vita. Quindi da questo punto di vista noi possiamo sì metterci a speculare fino a che misura il nostro fare, pensare, dire può plasmare la realtà, ma rimane sempre che questa realtà, che è lo stato di veglia, tutto questo non ci dice niente sulla realtà, quella che da cui emerge questo stato di coscienza, come emerge quello di sogno o di sonno profondo senza sogni. Quindi, non so, trovo che nella New Age c'è una grande perdita di tempo per cose che forse andrebbero così viste, sì, magari uno si interessa, ma insomma, ecco perché oltretutto c'è lì dietro una mentalità magica. Cioè, la mentalità magica è che se tu desideri tanto una cosa, quella cosa ti accade. E quindi tu poi con la coscienza, perché poi, non so, prendono per esempio l'esempio degli esperimenti fatti nella fisica quantistica, no? Ci sono degli esperimenti dove, a seconda di come lo sperimentatore appronta l'esperimento, le cose si comportano in modo diverso. E quindi a un certo punto nella fisica quantistica si arriva a dire che la coscienza non è separabile, è partecipa della realtà. Va bene? Ecco, però qui non si sta parlando della coscienza di Tizio o di Caio, sta parlando della coscienza vista come un campo, eccetera. Quindi invece pensare che tu con la tua coscienza magicamente, usando certi pensieri ricorrenti, ti ottieni la tua buona sorte, la tua cattiva sorte, certamente non è che non ci sia un piccolo fondamento di verità. Se uno ha un atteggiamento
propositivo, ottimista, beh, le persone intorno magari sono più disponibili, le cose ti possono andare meglio magari, no? Puoi evitare tante sofferenze inutili. Quello sì. Però, capito, da qui a pensare che tu attraverso l'energia plasmi la realtà, tu singolo, che si crede separato, vabbè, allora lì c'ho i miei dubbi, insomma, che sia così. Se esiste una coscienza più vasta, che non è individuale, allora quella può essere appaiata alla realtà, come due facce della stessa medaglia, ma non c'è, insomma, questa idea del mago che cambia le cose, mi sembra un po' così, che si perde tanto tempo inutilmente, insomma, ecco. Mi stai dicendo che Babbo Natale ha fatto una domanda inutile, ecco. No, la domanda non è no, nel senso buono, ho capito, sì. È una domanda da Babbo Natale, ecco. No, è che vedi, io capisco che le persone si sentono, prima parlavamo della paura, si sentono talmente minacciate dalla vita, dall'imprevedibilità della vita, che tutto fa brodo se riesco a avere l'idea che posso comunque influenzarla in qualche modo. E allora ecco che vengono fuori la magia, insomma questa solo che il punto fondamentale, che rimane sempre come premessa, è che ci sono io come io separato e di fronte a me la vita. Allora io poi devo fare delle cose per venire a patti con la vita, e quindi la devo cambiare, la devo fuggire, certe volte la devo controllare, e per controllarla forse ci sono delle tecniche, eccetera eccetera. Il punto è che diciamo fin dall'inizio non c'è un io separato e di fronte alla vita. Io e vita sono un unico flusso impersonale di eventi che accadono da sé. E questo che è la cosa più temuta, perché allora chi vive nell'ottica dell'io separato dice: oddio, ma se è così io sarò in balia degli eventi. No, perché non ci sei più tu, ci sono solo gli eventi. Chi rimane in balia degli eventi? E nello stesso tempo tu sei tutti gli eventi che accadono. Quindi ecco, si capisce la disperata ricerca di controllare in modi magici, in modi scientifici, in modi tutto questo mondo, che rende ciechi poi a quello che succede nel profondo, ai cambiamenti fondamentali che ci sono anche nella mente della gente, dappertutto, insomma, no? Grazie Mauro. Figurati. Sì, ciao a tutti, ciao Mauro. Ciao. Avrei una domanda. Vorrei chiederti, ma l'amore è reale? È reale? Non volevo condizionarla la risposta, la lascio così. No, se vuoi dire qualche altra cosa, se no... No, è reale nel senso... Se tutto ciò che non c'è e a un certo punto appare e poi passa, non è reale, io mi chiedo, ma l'amore è reale? Allora, amore è una parola, è chiaro questo. Quindi dobbiamo ovviamente intenderci nell'usarlo. Quando ci viviamo come un io separato e ci sentiamo soli, isolati, incompleti e cerchiamo la completezza, l'amore diventa l'espressione del nostro anelito verso la completezza, verso la non dualità, poi quello. Cioè, l'io separa, prendi l'amore erotico. L'amore erotico è il desiderio. Se io mi sento attratto da una persona, io desidero diventare tutt'uno con quella persona. Ok?
che non ci sia più separazione fra me e chi ha. Poi che questo diventi complicato se sono due corpi fisici che non possono fondersi in uno, eccetera, 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 eccetera. Ma lo slancio dell'amore in tutte le sue forme è cercare di essere tutt'uno con l'oggetto amato, perché se io divento tutt'uno con ciò che amo, vivrò la completezza, finalmente, e non mi sentirò più incompleto. Sai il mito che nel Simposio racconta Aristofane, no? Degli uomini che erano delle palle divise in due, no? E ogni metà cerca l'altra metà. Quando invece diventa evidente la completezza della non dualità, che è sempre stata qui ed è l'unica realtà, l'amore diventa l'espressione spontanea di questa evidenza. Perché ovviamente se non c'è separazione fra te e niente nell'universo, siccome la regola universale è che il sé ama se stesso, che non è egoismo, il sé ama se il sé. Ora il problema non è che il sé ama il sé, il problema è che cosa noi viviamo come nostro sé, perché se per nostro sé intendiamo solo questo corpo e questa mente come isolati da tutto il resto, è il sé che ama il sé, è puro egoismo, ovviamente. Ma se il sé coincide con la non dualità del tutto, è come fai a non amare qualcosa? E quindi in questo senso l'amore, un altro modo di chiamare, è la bellezza. Sono la fragranza della realtà non duale. E quando, cioè, soggetto e oggetto, come la più importante coppia di opposti, la più importante dualità che noi viviamo, sparisce, e allora l'amante e l'amato diventano amore, punto. E così come nella bellezza, chi contempla e ciò che è bello diventano solo bellezza, no? Cioè non c'è più la separazione tra colui che contempla e ciò che è contemplato. L'esperienza della bellezza diventa così ineffabile e qualcosa di unificato, insomma, no? Non ci sono più io, non ci sei più tu nell'amore e nella bellezza. Non so se ho risposto, ma sì. Cioè, sono in sintonia specialmente sulla seconda, cioè non sull'amore inteso come io persona separata che colmo comunque una mia mancanza attraverso la ricerca di un sentimento, ma sulla seconda parte, diciamo, provo a fare un po' semplice. Un amore che non chiede niente, cioè che non, cioè se io devo pensare a un amore senza attaccamento, magari un amore, anche un amore per il cane, quello un che amore... provo per il cane, per il proprio cane, quello che provo per il cane. Questo è un esempio abbastanza semplice. Quando il cane muore, io non smetto di amare. No. Non smetto di amare. Quindi secondo me va un po' anche al di là del discorso mi fondo con... Cioè non è più un discorso di fusione, è un discorso che ci, probabilmente, adesso non è neanche un causa-effetto, probabilmente ci sono state delle circostanze tale per cui è diventata evidente un qualcosa che non è che non ci fosse prima. Prima però c'era, ma era in uno stato latente. E quindi, essendo, si è manifestato questo amore, a mio avviso si può considerare la realtà. Sì. Reale. Questo amore è davvero reale. Perché? Perché altrimenti cesserebbe, se ne andrebbe con, cioè se fosse causato da, o dal comportamento, comunque da due soggetti, dall'unione di due soggetti, quando viene meno un soggetto, ci dovrebbe venire meno che l'amore.
non solo, direi che appunto quando prima dicevo, facevo l'esempio, nella dualità, cioè quando io sono convinto ancora di essere un io separato, l'amore è, per come io lo vivo, il desiderio di diventare tutt'uno con l'oggetto amato, ma in realtà è la nostalgia, è l'espressione della nostalgia di una non dualità, che non è diventare tutt'uno di due, è che il due non c'è mai stato, quindi è una non dualità che c'è al di sotto, non è che il soggetto in realtà poi si fonde con l'oggetto, è che collassano tutte e due e quello che resta è la realtà, e quello che resta è amore, ed amore non è nel tempo, da questo punto di vista. Non c'è un prima e un dopo. E quindi penso che sì, quello che dici mi sembra. Ok, quindi se è reale, ok, se è, penso che sia l'unica cosa che in vita si possa provare per andare oltre, c'è la dualità. Cioè adesso anche Pietro mi sembra, quando prima diceva io vedo l'albero, a un certo punto sono l'albero. Ok, cioè, non so, io quello che provo, adesso magari lui voleva fare un altro discorso, comunque io quello che provo quando mi succede questa cosa è, non è solo io sono l'albero, è io sono amore in quel momento lì. Cioè è un po' come la porta d'ingresso a questo, alla fine c'è solo quello, ecco, non so spiegarmi, non ci si muove neanche più quando si dice ci muoviamo per attratti dal piacere o per il rifiuto del dolore, comunque per evitare il dolore. Cioè, a mio avviso ci si muove proprio esclusivamente per amore e probabilmente anche per mancanza di amore. Cioè, ritengo che sia veramente un ingresso. Quando dopo tutto questo tempo, che magari cioè, nella mia esperienza mi sono sconcentrato su questo senso di essere, ho intuito che in realtà questo senso di essere è semplicemente amore. Okay? E quando emerge questa cosa, è un qualcosa che emerge ed è un qualcosa che abbraccia, cioè che abbraccia un po' tutto quello che è, abbraccia tutto. E non si riesce neanche più a vedere l'altro come estremamente altro. Cioè, è come se fosse un me che gioca un altro ruolo, in altre situazioni. Cioè, niente, volevo mettere un po' questa cosa che provo, che non... E questo dà una... Vabbè, un colore diverso la vita, no? Perché non ha... Adesso è un po' difficile con le parole. Se non... Cioè, ci si muove su un livello, cioè come se si fosse spinti da un motore differente. E non ha... E questa cosa che nasce, che non è vero che nasce, perché c'è sempre stata, questa cosa che c'è sempre stata, cioè trascende anche tutto il comportamento che le persone possono avere e che anche tu stesso puoi avere a un certo punto. Cioè non so entrare meglio di così in questo, infatti chiedevo una mano probabilmente anche per questo. Ecco. No, le parole su questi, perché c'è questo paradosso che l'amore, come tu dicevi, io ti parlavo dell'amore come, no, la fragranza del reale, e quindi c'è sempre, è solo che non è che noi non ce l'abbiamo, è che non lo vediamo, poi lo rivediamo, lo sentiamo in mille modi diversi, in modi molto limitati a volte, ma c'è una differenza fra nel momento in cui noi smettiamo di avere esperienza di provare amore e scopriamo che noi siamo amore. Esatto. Le parole non,
non arrivano più. È proprio questo, esatto. Grazie. Grazie a te. Posso dire una cosa? Prego. Ho fatto tesoro del tuo consiglio di qualche tempo fa e sto leggendo il diario di Etty Hillesum. Che per chi non conoscesse era una ragazza ebrea che durante il periodo della seconda guerra mondiale viveva ad Amsterdam e in questo diario racconta il suo modo molto introspettivo di vivere, diciamo, un po' i giorni della guerra. Ora, proprio oggi ho letto due pagine molto, veramente molto toccanti, che un po' riflettono i tempi che stiamo passando, e non voglio entrare adesso nel merito del ragionamento, insomma, della guerra. Ma se vi fa piacere vi leggo queste quattro righe perché un po' fanno bene, ecco, se mi permettete. Come no, grazie. La sofferenza non è al di sotto della dignità umana, cioè si può soffrire in modo degno o indegno per l'uomo. Voglio dire, la maggior parte degli occidentali non capisce l'arte del dolore. E così vive ossessionata da mille paure. E la vita che vive la gente adesso non è più una vera vita, fatta come di paura, rassegnazione, amarezza, odio, disperazione. Dio mio, tutto questo si può capire benissimo. Ma se una vita simile viene tolto poi molto? Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita. Non viviamo ogni giorno una vita intera e ha molta importanza se viviamo qualche giorno in più o in meno. Io sono quotidianamente in Polonia, su quelli che si possono ben chiamare dei campi di battaglia. Stavolta mi opprima una visione di questi campi diventati verdi di veleno. Sono accanto agli affamati, maltrattati e moribondi ogni giorno, ma sono anche vicino al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra. In una vita che c'è posto per tutto, per una fede in Dio e per una misera fine. Cosa voglio dire? Voglio dire che forse ho già vissuto questa vita mille volte e altrettante volte sono morta e dunque non può più succedere nulla di nuovo? È un modo di essere blasé? No, è un vivere la vita mille volte, minuto per minuto. È anche un lasciar spazio al dolore, spazio che oggi non può essere piccolo. E fa poi una grande differenza se in un secolo l'Inquisizione a far soffrire gli uomini o la guerra in un altro. Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti, in una forma o in un'altra. Quel che conta è il modo in cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e, insieme, di accettare ugualmente la vita. A volte devo chinare il capo sotto il gran peso che ho sulla nuca. E allora sento il bisogno di congiungere le mani, quasi in un gesto automatico. E così potrei rimanere seduta per ore. So tutto, sono in grado di sopportare tutto, sempre meglio, e insieme sono certa che la vita è bellissima, degna di essere vissuta e ricca di significato, malgrado tutto. Il che non vuol dire che uno sia sempre nello stato d'animo più elevato e pieno di fede. Si può essere stanchi come cani dopo aver fatto una lunga camminata per un po' di cibo o una lunga coda, ma anche questo fa parte della vita e dentro di te c'è qualcosa che non ti abbandonerà mai più. La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vescica ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto. Tutto è in me come un unico, potente insieme, e come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio, così per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare,
e se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun altro lo farà al posto mio. Continuerà la mia vita dove essa è rimasta interrotta. Ho il dovere di vivere nel modo migliore con la massima convinzione sino all'ultimo respiro. Allora il mio successore non dovrà più ricominciare tutto da capo e con tanta fatica. E noi siamo qui a testimoniare questa continuità. Grazie anche a Mauro e a tutti voi. Bellissimo. Grazie. No, grazie. Bellissima citazione da quel libro prezioso, perché è un'incarnazione di come si esprime la non dualità nella vita concreta. Mauro, ogni tanto mi appunto qualcosa mentre leggo o ascolto qualche intervento, e mi ero fissato una frase di Nisargadatta che diceva: diventi ciò che credi. Quale forza hanno le convinzioni? Questa frase qua, cioè, volevo capire se mi puoi dare una spiegazione, perché diventi ciò che credi, e sembra come dire quale forza hanno le convinzioni. Se io mi convinco una cosa, quella cosa succede, non so. Se si può, perché non ricordo il contesto nel quale lo diceva, se è sufficiente una citazione così per tirar fuori qualcosa, una piccola spiegazione, non so. Beh, ovviamente non so neanche io il contesto, quindi posso così, dalla frase, tirar fuori un senso che mi sembra diciamo coerente con la frase, e si riallaccia al discorso che si faceva prima sul fatto che noi costruiamo la realtà attraverso il pensiero e le parole, e quindi diventi ciò che credi, nel senso che noi costruiamo un'idea di ciò che siamo attraverso il tempo, attraverso quello che ci dicono quando siamo piccoli, quando verso i 2 anni, 2 anni e mezzo, per esempio, cominciamo a capire che il nostro nome è collegato a questo, soltanto a questo corpo e a questa mente. Prima, diciamo appena il bambino nasce, nei primi tempi, non c'è un credere qualcosa, no, dentro ancora, quindi non c'è neanche un senso di ciò che è dentro e di ciò che è fuori, non c'è un dentro e un fuori del corpo. Come dicevo spesso, non è che, per esempio, la fame, la sensazione che il bambino prova quando ha fame è dentro lo stomaco, e la sensazione di quando invece ha freddo è fuori sulla pelle, ma viene da fuori. Non c'è tutto questo. C'è un flusso continuo di esperienze, alcune piacevoli, altre spiacevoli, eccetera, che è un flusso unitario. Lui è tutto. È tutta l'esperienza che scorre nella sua, di momento in momento. È il freddo, è la fame, è il caldo, è la pienezza di quando hai mangiato, è i colori che vede, e tu, non c'è un io che vede i colori fuori di sé, c'è vedere colori, c'è sentire sensazioni, e lui è tutto, quindi ha un senso di completezza, non è nata quella incompletezza di cui si parlava prima a proposito del desiderio, perché non c'è il senso di essere un io separato. Poi piano piano si forma l'idea di un dentro e di un fuori, del corpo, mente, eccetera, ma il bambino ancora lo vede da una coscienza più globale. E poi piano piano, con il nome, con l'uso della parola io, che ovviamente il bambino assorbe dal linguaggio anche esterno, no? Comincia a capire che quando lui dice io, o quando si usa il suo nome,
si intende soltanto quel corpo e quella mente, quello che c'è dentro, e che io sono responsabile di quello che fa questo corpo e questa mente, mentre tutto il resto, i suoni, gli odori, i colori, i sapori, cioè tutte le gli altri aspetti di quell'esperienza che prima era indivisa, diventano non io, non me, stanno là fuori. E qui nasce quel senso che dicevamo di separazione. Quindi tu diventi ciò che credi di essere. Se pensi di essere una coscienza dentro un corpo-mente isolato da tutto il resto, diventi questo, nel senso che crei da questa credenza, da questa convinzione, la percezione della tua realtà, che si divide in quello che sei tu e in tutto il resto, per esempio. E naturalmente questo vale per tutti, vale per tutti. Cioè, ognuno ha delle radicate convinzioni su chi è lui, su che cos'è il suo io, che cos'è il suo sé. Non sono solo convinzioni che uno sceglie, guarda le varie filosofie e sceglie quella che gli piace di più, ma che non è così semplice. Noi incarniamo queste nostre credenze. Nel buddismo antico, uno dei testi più antichi del canone in lingua pali, che è il più antico canone buddista che ci sia rimasto nella sua interezza, uno dei testi più antichi, che si chiama il Sutta Nipata, parla delle convinzioni, io lo traduco così, convinzioni, ditti in pali, drushti in sanscrito. Le convinzioni sono queste credenze che determinano chi sono io, che cos'è la realtà, e così via. E naturalmente ai tempi del Buddha ce n'erano tanti che discutevano su che cos'era la realtà, se cos'era il sé, se c'era, non c'era, eccetera. La cosa interessante è che nel Sutta Nipata le ditti, queste convinzioni, sono il più grande ostacolo alla liberazione, e è l'attaccamento di cui parla il buddismo lì, è l'attaccamento alle convinzioni, perché poi in realtà alla fine, cioè, se voglio dire, se tu prendi un avaro come Paperon dei Paperoni, no? Dice è attaccato ai soldi, no, è attaccato prima ancora che ai soldi alla convinzione che il denaro può dare la felicità, ed è in base a questo attaccamento che lui si attacca poi ai soldi. Quindi le convinzioni su chi sono io, soprattutto di Sargadatta, quello lui sottolinea, sono fondamentali. Allora, per questo testo antico buddista viene detto che dopo aver esaminato tutte le convinzioni, il saggio non aderisce a nessuna di esse e se ne va libero come un rinoceronte. Questo significa anche, anche qui in quell'antico testo viene detto, ci sono delle frasi tipo io non dico questa è la verità e tutte le altre sono falsità, come fanno l'uno contro l'altro coloro che sono attaccati alle opinioni, perché in realtà non puoi esprimere in una convinzione che cos'è la realtà, che cos'è la verità, ovviamente. E quindi la libertà da tutte le convinzioni è anche la libertà dalla stessa dottrina buddista. Nel caso del buddismo antico, noi abbiamo, non tutto il buddismo antico pensa questo ovviamente, però noi nel canone abbiamo tutto un filone di passi in cui il Buddha paragona la sua dottrina a una zattera. Lui dice uno deve attraversare un fiume, allora dice adesso mi faccio una zattera, si fa una zattera e attraversa il fiume. Non è che poi dopo se la mette sulle spalle, se la porta dietro pensando che è quella la cosa importante. La zattera serve per attraversare,
quando sei arrivato dall'altra parte, la lasci perdere. E il Buddha dice: persino il mio insegnamento, che è così prezioso, attenzione, è come un serpente velenoso, se tu lo afferri nel punto sbagliato ti avvelena. E com'è il punto sbagliato? Farne una convinzione, cioè dire questa è la verità, mentre invece tutto quello che tu puoi dire a parole, puoi insegnare, è solo un mezzo per andare oltre tutto questo, altrimenti rimani avvelenato dalle parole stesse, insomma, no? Ecco, quindi io credo che questo voglia dire, insomma, la frase: tu sei quello che credi di essere. Ovviamente, se pensi di essere un io separato, se tu sei, ti comporterai come un io separato, vivrai il conflitto degli opposti, della dualità fra te e l'altro, e così via, ti sentirai incompleto, e così via, no? E allora non è che esiste una formulazione giusta per dire no, l'idea di essere un io separato è sbagliata e ce n'è una giusta. Non c'è un'idea giusta che si possa esprimere a parole, ma quello che si può fare è vedere la inconsistenza di quella che, di quello che credi di essere, insomma, no? Quello che noi siamo può parlare da solo. Cioè può esporsi da solo, senza bisogno che noi lo definiamo in qualche modo, anche perché non è finito e quindi non può essere definito. Non so se ho risposto. Sì, sì, grazie. No, sì, sì, fate domande tranquilli, c'è problema. Sì, ho letto una. C'è Mario, sì. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Mauro, ciao. Non ti vedo, ma ti sento. Ah, bene, va bene, va bene, basta quello. Una domanda in merito alle ultime cose che stavi dicendo adesso. È possibile secondo te che una personalità come quella di Nisargadatta, che era così passionale, così comunicativo, eccetera, fosse quella di una persona che in seguito a delle esperienze mistiche di meditazione aveva raggiunto una sorta di coscienza non duale, per cui poi però lui il suo io lo aveva reintegrato dentro questo contenitore più grande? Non so se è chiaro quello che ho chiesto. Magari se mi spieghi meglio, forse... Cioè, ovviamente lui non è che proprio non avesse un io. Un io in un certo senso ce lo aveva. Adesso ho capito che vuoi dire. Per cui lui viveva in questa condizione di una coscienza che era sicuramente più grande, che si espandeva in maniera amorevole anche verso gli altri, non vedeva delle separazioni, però poi era un uomo che appariva comunque tutto sommato in maniera normale. Sì. E ci ragionavo, ed è questo che poi volevo chiederti in effetti, cioè la mia sensazione è che poi questioni come il risveglio, la liberazione, forse sono un po' troppo cariche di un'aurea di misticismo, che sembrano quasi irraggiungibili, per cui uno poi non pensa che poi in realtà un risvegliato può anche apparire come una persona completamente normale. Cioè, a volte sono anche un po' sopravvalutate, no? Sì, sì. Allora, quando diciamo che l'io separato è un'apparenza illusoria, quello che c'è di illusorio non è l'io, è la separazione dell'io. Cioè, l'io separato, immaginati, è come un'onda nel mare. Non è che l'onda non c'è, l'onda c'è, ma non è separabile dal mare. È solo l'idea che sia separata che genera
tutti i problemi della sofferenza, eppure anche quello è un'espressione della realtà non duale, ovviamente. Quindi non è che quando... Allora, il corpo mente, ha il suo linguaggio, eccetera, eccetera, costruisce l'immagine di un io e così via. Ma questo io e il corpo mente non sono separabili, come non lo sono le onde dal mare, da questo universo che continuamente ondeggia. Il fatto è che noi abbiamo anche una siamo una coscienza. Questa coscienza che noi siamo è, a seconda di quando poco fa dicevamo tu sei quello che diventi, quello che credi. Se crediamo che sia dentro il corpo mente, è chiaro che a quel punto sarà limitata a me, sarà la mia coscienza. Soltanto perché è chiaro che quel corpo mente è dotato di un certo apparato che permette di percepire solo certe cose. Cioè, voglio dire che se la corrente elettrica passa in un motorino, fa girare delle fa girare il motorino, se passa in una lampadina si accende una luce, ma sempre corrente elettrica, capisci? Che può avere vari può apparire in varie forme, ma non è separabile da se stessa la corrente elettrica, sta dappertutto, però può accendere 10 lampadine distante l'una dall'altra, ognuna delle quali ha un colore e fa una certa luce. Allora, quando si dice che Nisargadatta ha espanso la sua coscienza, capisco quello che vuoi dire, però non si applica assolutamente. La coscienza non si può espandere, perché quella che si chiama, che Nisargadatta chiamava coscienza, non ha confini, è già espansa, è già ovunque, non esiste nessuna espansione. Il corpo mente può vivere un'esperienza di espansione perché prima vive un'energia contratta, capito? Noi abbiamo tutto, guarda tutto questo, cioè tutto questo è una danza continua di energie. A volte, no, come diceva Alan Watts, l'energia che fa girare la galassia è la stessa che mi fa battere la palpebra in questo momento. E quindi posso dire che la galassia fa battere la mia palpebra, o che la mia palpebra fa girare la galassia. Il fatto è che accadono insieme perché sono la danza di un'unica energia. Quando io credo di essere una coscienza identificata dentro un corpo mente, che è questo qui, e basta, di essere soltanto questo, con un io psicologico, con una mente, eccetera, quando credo questo, allora vivo un'apparente contrazione dell'energia tutta qua. Ecco, e mentre invece l'energia realmente continua a danzare, e nella sua danza qui appare come se fosse contratta. Allora, quando mi rendo conto che la mia identità non si esaurisce nel corpo, nella mente, in questa coscienza che credo sia soltanto la coscienza di questo o di quello e non questa luce che rende tutto possibile, e quando diventa evidente che questa separazione non c'è, allora io ho l'impressione di una grande liberazione, come che mi sono tolto un peso, come che questa energia si espande e si fonde di nuovo con quello sconfinato essere che sono, ma in realtà è una sensazione, perché in realtà non è mai stata separata questa dentro, come diceva Shankara quando parlava dello spazio dentro al vaso e dello spazio fuori del vaso. Non sono due spazi separati che si riuniscono quando si rompe il vaso è il corpo mente. È che lo spazio non ha parti, ed è il vaso che è totalmente immerso nello spazio, e dal punto di vista dello spazio è del tutto irrilevante se il vaso è rotto o no, o chiuso, tanto lo spazio è comunque lì. Certo. Allora,
quindi diciamo, tornando al discorso di prima, non c'è in realtà, ecco, molti confondono, cioè parlano del risveglio come di questa esperienza, come uno che per tutta la vita non si è accorto mai che c'ha un macigno sulle spalle e se l'è sempre portato dietro. Allora poi a un certo punto incontra un maestro, oppure se ne accorge da solo, uno che gli dice: ma scusa, ma c'è una cosa sulle spalle, ma posala, no? Allora, oppure gli cade dalle spalle, a volte lo fa, succede del tutto spontaneamente. E allora a quel punto tu immaginati quanto si sente leggero, si sente leggerissimo, fa un salto, gli sembra di volare. Dopo un po' di tempo, questa sua leggerezza diventa normale. Ecco, allora molti danno molta importanza all'esperienza della leggerezza e quindi, siccome poi si perde questa esperienza perché diventa quotidiana, allora molti temono di aver perduto il risveglio perché lo identificano con quella sensazione. E alcuni arrivano a rimettersi regolarmente sulle spalle il macigno per poi riprovare la stessa sensazione, ma non sarà mai la stessa, ovviamente. Quando qualcuno vive l'esperienza del risveglio ne fa una gran questione, perché evidentemente la sua contrazione egoica in un io apparentemente separato era molto rigida, per cui quando per un qualsiasi motivo questa è sparita, c'è stato i cosiddetti fuochi di artificio, e allora magari ci scrivi un libro. Ma in altri casi succede, è un'evidenza che viene fuori piano piano, non sa manco quando, però a un certo punto è evidente tutto questo. E quindi è chiaro che l'esperienza della liberazione di per sé diventa una questione molto sopravvalutata se viene vissuta come se fosse un'esperienza. Non può essere un'esperienza. Se la liberazione è l'evidenza del reale oltre alla separazione, non può essere un'esperienza, perché è la matrice di tutte le esperienze. Come fa la sorgente di tutte le esperienze a diventare un oggetto dell'esperienza? È chiaro? E però si trova in tutte le esperienze questa evidenza. È lo stesso motivo per cui Shankara diceva che il Brahman nell'assoluto è impensabile, non è accessibile al pensiero, non si può percepire, e nello stesso tempo diceva: tutto quello che percepiamo non è altro che il Brahman, non è altro che l'assoluto che si manifesta in tutto questo, perché è l'unica cosa reale. E quindi ecco, l'esperienza di una espansione della coscienza è un'esperienza, ma non coincide con l'evidenza di ciò che è. L'evidenza di ciò che è un'altra cosa e non ha a che fare con queste sensazioni. E è chiaro che Nisargadatta manteneva un io, perché vedete, perché appunto, ripeto, non è che significa quando diventa evidente la non dualità che sparisce l'io. Può non sparire neanche l'io separato, la sensazione di essere un io separato, cioè si può ripresentare, cioè non è più così rilevante, capito? Cioè, questo lo fa anche Nisargadatta, a volte mi capita anche a me di farlo, dovendo usare le parole. Quando una persona è identificata soltanto col corpo e con la mente, allora magari può capitare che Nisargadatta o altri dicano: guarda, tu non sei il corpo, tu non sei la mente, tu sei il sé che coincide con il tutto. Quindi lascia andare questa falsa identificazione della tua coscienza con il corpo e con la mente, perché non sei quello. Tu non sei i tuoi pensieri, non sei le sensazioni fisiche, non sei le emozioni, non sei i ricordi, tu sei quello che è a monte, che vede tutto. Questo è un metodo per riuscire a farti fare un passo indietro e vedere
un orizzonte più ampio, ma non è esatto, perché tu sei anche il tuo corpo, questo corpo, tu sei anche questa mente, ma non sei solo quello. E questo lo cito spesso, ma la ripeto perché è una delle frasi dove Nisargadatta ha, diciamo, dato una bella summa di come la vedeva. Lui dice: io non nego il mondo, lo vedo apparire nella coscienza, che è la totalità del noto, del conosciuto, nell'immensità dell'ignoto. Allora, il mondo è fatto di suoni, odori, colori, cioè udire, odorare, parlare, ma cioè il mondo si esaurisce nei cinque sensi, quindi appare nella coscienza. Tutto quello che possiamo dire del mondo è perché sta già nella nostra coscienza. Quindi il mondo, un'altra volta Nisargadatta ha detto a uno, l'unica differenza fra me e te è che per te sei tu che vai e vieni, mentre il mondo resta. Per me è il mondo che appare e scompare in me. No? Ecco, allora, io vedo apparire il mondo che è nella coscienza. La coscienza è la totalità di tutto ciò che si può conoscere, che è nell'immensità dell'ignoto che non si può conoscere. Noi siamo, non è che siamo l'immensità dell'ignoto e non siamo la coscienza. Se credi di essere il mondo, ti dicono: tu non sei il mondo, sei la coscienza. Se ti identifichi con la coscienza, allora io ti dico: non sei la coscienza, vai oltre. Ma quando sei arrivato oltre ed è diventato evidente quello che sei, allora tu sei la totalità del noto, nello stesso tempo sei la totalità dell'ignoto, scusate, e sei la coscienza che è il noto e sei il mondo. Perché queste tre cose non sono tre livelli, questo è il punto, è la mente che li deve distinguere, perché la mente non ce la fa a vedere contemporaneamente tutto questo. E quindi uno facilmente può pensare che si tratti di livelli diversi. No, sono qua, sono tutto questo contemporaneamente. Tutto questo è l'immensità dell'ignoto, tutto questo è la coscienza che è la totalità del noto, tutto questo è il mondo. E io a volte ho fatto l'esempio appunto delle onde, il mondo, del mare, la coscienza, la totalità del noto. E quando cade il concetto di onde e il concetto di mare, quello che resta è l'acqua. E quella è l'immensità dell'ignoto. Grazie Mauro, grazie mille. Ci penserò. Bene, no, non ci pensare. Ah, non, basta, lascio andare, va bene. Dimentica e vedrai che ti fa meglio. Va bene, va bene. Vedo che Emanuela ha alzato la mano. Perfetto. Se non è troppo tardi. No. Proprio sul discorso che hai appena fatto, che è qualcosa che è sempre con noi. Io ultimamente mi trovo ad osservare, fra virgolette, il testimone, ok? E nell'osservare questo mi sono resa conto che quando testimonio parte di me, la mia mente si mette in movimento, cioè comincia una serie di separazioni. È come se nel testimoniare alcuni eventi che mi accadono, che li osservo e vedo le mie dinamiche, comunque c'è una parte di me che vuole analizzarle. È come se praticamente testimoniando continuassi a separare. Ed è come se avessi visto, la sensazione che ho è come essere all'interno di una casa, andare da una stanza all'altra senza mai rendermi conto del perimetro, ok? Che le stanze sono all'interno della casa e continuo a vagare da una parte all'altra. Ed è come se avessi intuito che in un certo senso chi sono io
è un pacchetto, che è un pacchetto regalo, che è così, che è completo così, che non può essere, come dire, separabile, ok? Una mattina stavo andando a camminare con i cani e mi è sorta una domanda spontanea. Chi è che sta vedendo tutto questo? Chi è che sta osservando tutto questo? Cioè, il fatto di vedere il testimone, la mia modalità di pensiero, il come mi muovo all'interno di tutto questo, mi ha fatto sorgere questa domanda. Cioè, chi è che sta vedendo tutto questo? Chi è che sta osservando tutta questa modalità di questo essere che si muove in questa maniera? Ed è stato come se in quel momento io avessi percepito qualche cosa che conoscevo, cioè non era qualche cosa di nuovo, era una modalità che c'era in me, che io ti posso dire che non ho mai sperimentato, ma che una parte di me conosceva. E mi sono dovuta sedere sul marciapiede perché stavo come perdendo l'equilibrio. Potrei descriverlo come un profumo, ok, che mi inebriava, che mi inondava, che era ovunque, eppure non era da nessuna parte, cioè non lo vedevo da nessuna parte questa cosa. Cioè, e questa sensazione in alcuni momenti è come se ce l'avessi qui, vicino, qua, che però, non lo so, è qualche cosa, è come se fosse una presenza che c'è e nel momento in cui la stai osservando scappa, non lo so, non so spiegarmi. No, no, penso che hai descritto molto bene questa domanda che ti è venuta, mi sembra interessante, insomma, no? Perché questa presenza in realtà non la puoi osservare, perché lei osserva tutto. Questo è il punto. Cioè l'osservazione che noi facciamo nella cosiddetta pratica del testimone, eccetera, cioè osserviamo per esempio ciò che sta fuori, gli alberi, le nuvole, gli uccelli, però osserviamo anche a volte delle sensazioni fisiche, di freddo, di caldo, un brivido, una sensazione tattile, no? Oppure un'emozione, oppure osserviamo dei pensieri. Ora, tutti questi appaiono a noi come degli oggetti che ci stanno di fronte, cioè anche i pensieri, sì, sono dentro di noi, però quando tu sei consapevole di un pensiero che è fatto di parole, è come se queste parole ti sfilassero davanti. Allora il punto è: da dove viene quello sguardo che è capace di osservare tutti gli oggetti? Ed è chiaro che se tu cerchi di ruotare la tua osservazione, la tua attenzione di 180 gradi e andare lì dietro a vedere da dove viene lo sguardo, tu non trovi niente di oggettivo, perché tu non sei tu, cioè quello sguardo, non sei un oggetto che la mente possa cogliere un pensiero, tu sei a monte di tutto questo. Quindi quello che succede quando si fa un passo indietro e anziché continuare a osservare i mille oggetti che hai di fronte, fai un passo indietro a vedere che c'è lì dietro, quello che in cui ti puoi imbattere è in un qualcosa di ignoto e di totalmente indefinibile e sconosciuto, ma intriso di una presenza, che tu hai usato questa parola, intriso di una presenza che non se ne va mai, perché quando tu guardi qualsiasi cosa, per vederla, un pensiero, un oggetto, per vederla tu ci devi essere cosciente, se no non la vedi. Quindi questa presenza misteriosa, che possiamo chiamare esserci, che possiamo chiamare coscienza, quello che ti pare,
ma questa presenza misteriosa c'è sempre, altrimenti tu non percepiresti assolutamente niente. Ma a volte quello che succede è che è come se facendo un passo indietro ci caschi dentro. E quando ci caschi dentro puoi avere un senso di smarrimento o di trovarti un po' in caduta libera, una specie di vertigine che secondo me è preziosissima, perché questa vertigine ti dà il contatto con questa dimensione dove le parole non possono arrivare, ma che è molto concreta ed è veramente ciò che tu sei lì dietro, no? Poi quello che succede nella caduta libera può variare molto, persino il senso di esserci o di essere coscienti, come dicevamo poco fa, può svanire rispetto a una presenza ancora più misteriosa, se vuoi, che siamo sempre, che è sempre ciò che siamo. Però ecco, è facile vivere tutto questo poi come se fosse la meta da raggiungere. Non è la meta. La meta è sempre qua. Perché è questa la sensazione, è qualche cosa che è sempre qui. C'è qualcosa, non lo so, è come quando è successo questo, non è stata un'esperienza, era qualcosa. Non è qualche cosa che io conoscevo, ma che non avevo mai conosciuto, non so spiegarmelo. Sì, è così. Se tu sei capace di lasciare andare e dimenticare tutto questo senza continuare a descrivertelo, no? Certo. E sei pronta per ritrovarti in caduta libera in questa. E però tutto questo è qualcosa che mano a mano ti può snebbiare la situazione. Per me è stato molto importante quando ho avuto un'esperienza, diciamo, omologabile a questa. Era un'esperienza, ne ho fatto una gran cosa, ma prima o poi mi sono reso conto che il punto fondamentale non è l'esperienza. Certo. È quello che appare anche nella nostra vita ordinaria, alla luce però di quello che è la nostra presenza. Ecco, insomma, non è facile parlarne, però a volte io dico che quando si fanno delle pratiche meditative si dimentica troppo questo aspetto, cioè si fanno meditazioni troppo focalizzate soltanto sull'oggetto che devi osservare e mai su chi è che sta osservando quell'oggetto, da dove viene quello sguardo. Perché nel momento che ti viene una domanda come quella che ti è venuta a te e fai questo passo indietro, ti trovi nel brivido dell'ignoto, dove poi l'emozione che rimane è la meraviglia. Una meraviglia, a volte lo sconcerto. Sì, no, aveva della meraviglia più che dello sconcerto, effettivamente. E tutto è nato proprio dalla meditazione, dal chiedermi della meditazione, dalle esperienze della meditazione. È stato da lì, diciamo che è stato proprio il processo meditativo che mi ha portato a osservare il testimone. Sì, non lo puoi osservare, eh? Perché, no, era però mi rendevo conto, non lo so, non so se è una mia sensazione, ma è come se avessi la sensazione che il testimone faccia ancora parte del pacchetto della mente. Sì, è così, certo. È stata una domanda, tra l'altro, che mi è sorta vedendo un vecchio satsang al quale io, il vostro, che io non avevo partecipato. È una risposta che tu hai dato. E mi sono resa conto che io avevo fatto delle esperienze in meditazione, diciamo, abbastanza forti, ok? Mm.
e che poi altre esperienze non in meditazione che mi lasciavano proprio con questo fiato, come se perdessi il fiato. E la mia domanda è stata, cioè, ma qual è la differenza? Perché in meditazione questo non accade, pur avendo avuto delle esperienze così forti? E l'ho visto, mi si è presentata un'immagine come di una barca in mezzo al mare, dove c'è il cielo, c'è l'acqua, le onde, tutto quello che vuoi, ma ancorata. Cioè, nel senso che in meditazione, ok, io sono testimone di quello che sta accadendo e per cui c'è un ancoraggio. Diciamo che mi sentivo in un porto sicuro. È vero. Beh, sì. La sensazione che io ho avuto è stata questa. Io l'ho vista così, ecco, mi si è presentata così. Quando invece mi accade l'esperienza, la barca è in mare aperto e non è ancorata. Per cui lì non c'è questa sensazione di dire, beh, qualsiasi cosa succeda, io sono ancorata. E lì è stato questa un po' che mi ha portato come dire, a osservare, diciamo, sì, il testimone. Ecco, è stato attraverso questo. Bene, è interessante vedere poi come ti si, come questo aspetto si conformerà dentro di te. Ok, grazie. Bene, grazie delle vostre domande, del vostro silenzio. Grazie a Olivia e Fabrizio per la loro invisibile ma necessaria presenza. Grazie a te, Mauro, grazie a tutti. Grazie mille a tutti. Ciao, grazie, buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.